solo perché vai. Un'altra avventura comincia. Il terzo tour in un anno. Grande risultato per la nostra compagine. Una scommessa vinta. Ringraziamo il presidente Stefano Trapani per averci creduto. E spero che non sia l'ultimo tour e che la serie continui. Che siamo un gruppo solido, legato da profonda amicizia e condivisione degli stessi ideali. Ciao! Siamo a 35 km da Brindisi, Bike Bike Tour prosegue, siamo sulla via Traiana, queste sono le tipiche strade pugliesi, percorribili in bicicletta in protezione, è una ciclovia questa qui, Traiana, è un orecchio a secco, strada asfaltata, terra rossa, dei campi, ulivi, e noi immersi in questa natura siamo entusiasti di poter percorrere questa strada. Per adesso è tutto, a voi studio. Pronti a partire, ora si va a Bari, 50 km alti, 60. Dopo una buona mangiata, una buona colazione. Antonio, buongiorno a tutti. Alla prossima, Antonio. Alla prossima, buona. Piacere di conoscerti. Buona continuazione. Grazie. Alla prossima. Ciao. Meraviglioso, siamo arrivati a Polignano, guardate solo la bellezza, senza parole, la roccia. Abbiamo superato 100 km da casa, siamo in vista di Mola di Bari. Ci mettiamo giustamente sulla destra perché altrimenti ci fanno come gatto silvestro quel coyote nei cartoni animati da Warner, le macchine. Siamo qui con l'amico Nunzio di Bari di Ruota Libera, Nunzio Giannoccano, che
molto gentilmente ci è venuto incontro da Bari e noi lo ringraziamo molto, ma diciamo questo è lo spirito da ciclisti, l'amicizia e la collaborazione sono i valori che ci animano. Ultimo comune prima di Trani, diciamo che il nostro giro finalmente volge al termine, un giro con qualche piccolo incidente di percorso, ma va bene così perché l'avventura è avventura. Cornice di Trani, questa mattina siamo pronti a, guardate la cattedrale lì, siamo pronti a partire per la seconda tappa del Bat Bike Tour. Vieni qua, ringraziamo per averci ospitato l'hotel San Paolo al Convento di Trani, qui c'è l'ingresso della reception che con grande cuore ci ha offerto il soggiorno qui, la colazione e ci hanno accolto con tanto entusiasmo e tanto interesse per il nostro tour. Saluti a tutti, a più tardi per la tappa seconda. numero 2. Ciao ragazzi, abbiamo già fatto una presentazione con Stefano di questa partenza da Trani, questo magnifico posto, bellissimo questo porto, la cattedrale di Trani e tutto il mare del porto, il quale si affaccia, turistico. Ci aspetta una tappa impegnativa anche oggi. Abbiamo avuto un inconveniente tecnico, mi sono scordato le scarpe, adesso risolveremo inconvenienti, ma anche la tappa di oggi di mezz'ora, con il consueto spirito. Ci siamo anche noi, e c'è la nostra eroina, ci stanno aspettando, eroina del pedale, Diabolic Gianni.
Siamo tutti. Stefano e Rico. Pronti via. Siamo noi. L'ammiraglia, l'ammiraglia d'oro. Siamo dinanzi al castello di Barletta perché Friends Bike è anche cultura e quando si visita una città bisogna sicuramente andare a vedere le sue bellezze storiche e architettoniche, come in questo caso. Giusto. Barletta, città della famosa dispia di Barletta del 1500 con i cavalieri francesi, tra i cavalieri italiani e i cavalieri francesi. Siamo sotto una delle meraviglie architettoniche del patrimonio artistico italiano, sicuramente patrimonio dell'umanità, il castello ottagonale pedriciano di Castel del Monte. Siamo a quota 500 metri e dopo una salita estenuante e dopo circa 240 chilometri nelle gambe da ieri da Brindisi, abbiamo avuto la soddisfazione dopo un'ulteriore salita davvero estenuante con pendenze molto importanti ad arrivare in questo luogo ricco di storia e di arte di cui noi tutti italiani e meridionali siamo orgogliosi, perché sta a testimoniare quanto era evoluto il sud Italia in epoche molto lontane dalla nostra. Parliamo del Medioevo. Federico II, imperatore che veniva da lontano, dalla Svevia, ha scelto la Puglia e il meridione d'Italia come sua dimora, e lui amava molto questa terra. E queste sono cose di cui non possiamo che essere orgogliosi, e siamo contenti che ancora una volta con la bicicletta abbiamo dato un segnale di ecosostenibilità, perché il patrimonio artistico si gode meglio su due ruote, e anche la nostra bella terra che è ricca di tante attrattive che noi spesso a torto sottovalutiamo. Friends Bike vi salutano, ci vediamo più tardi per i prossimi aggiornamenti. Thank you.
tra un po' arriveremo a Monte Milone, la meta finale di questa travagliata seconda tappa del bike tour. Stiamo per sconfinare in Basilicata ed è la seconda volta che Trans Bike sconfinano in Basilicata. Veramente hanno sconfinato anche in Campania. E niente, ci dirigiamo verso questo paese popolato da mille anime o poco più, paese da dove è originario il nostro amico Gianni, che è particolarmente galvanizzato per rientrare nella sua terra in bicicletta. Non è da tutti, mi sono un po' stanco, trovato. Yes, bike forever. Allora, vedete che accoglienza in questo paese. È il portavoce dell'associazione. Parla con il sindaco. Allora, cosa dirvi? Sono un po' di anni che passeggiamo in bicicletta per le strade della Puglia, ma un'accoglienza del genere non c'era mai capitata, sinceramente, e siamo davvero contenti e anche un po' commossi, e vi ringraziamo tanto. Intendiamo dare a tutti un segnale per quanto riguarda la promozione della mobilità sostenibile
e del turismo di Sassolino, perché siamo in quei posti della Puglia, della Basilicata, con la bicicletta si attrezzano meglio. Purtroppo sia in Puglia che in Basilicata la rete stradale esistente non ci viene incontro, e anche una certa mentalità, diciamo, degli italiani e dei meridionali, che della macchina non sanno più fare a meno. Però nonostante questo noi ci ostiniamo a dare questo messaggio, che è un messaggio di pace, perché il ciclista è l'utente debole per la strada per eccellenza, esposta a mille pericoli. Ci siamo caricati questa croce e la portiamo avanti, perché anche la goccia scalfisce la roccia, nel senso che prima o poi siamo convinti, come è entrata nella mentalità di molti paesi europei, anche nella mentalità italiana, entrare in testa che la bicicletta, oltre a essere un mezzo economico di spostamento, noi andiamo a emissione zero, quindi non inquiniamo. Grazie alla bicicletta ci teniamo in buona salute, e teniamo sotto controllo i valori del colesterolo, della glicemia, potenziamo l'apparato cardiovascolare. La bicicletta c'ha tante utilità e noi intendiamo promuoverla. Per essere venuti qui a trovarci, ma per quello che state facendo, perché è importantissimo dare e lanciare messaggi di questo tipo, e lo fate non solo a parole, lo fate con i fatti, perché vi fate centinaia di chilometri con la bicicletta per dimostrare che si può vivere in un mondo migliore, certamente, anche dal punto di vista ecologico. Grazie a voi. Siamo Gianni da Certosa, vostro concittadino, che ci ha portato in questo bellissimo posto, in questa cittadina così accogliente. Grazie ancora una volta per questa accoglienza. I Friends Bike fanno un applauso alla città di Monte Milone. Monte Milone, che è stata veramente impareggiabile. E qui siamo in preda alla pioggia, grazie al nostro grande amico Francesco, che ci sta ascoltando fino a Barletta, dove prenderemo il treno per rientrare. Il Back Bike Tour ha annullato la terza tappa a causa meteo, e vi facciamo vedere qui che piove a dirotto sull'Alta Murgia. A presto, ragazzi.